Eccoci nella Repubblica di San Marino. Iniziamo col cercare un posto per il camper. Troviamo il parcheggio 13, che è gratuito. Dopo vi faremo vedere anche il carico e scarico. Un giro veloce al tramonto per poi approfondire con la luce il giorno dopo. Ciao! Bellissima immagine sono i merletti delle mura che fanno da cornice alle colline circostanti. Non molto lontano troviamo la comoda funicolare che porta direttamente nel centro storico. Sappiamo che in questo momento, quindi è dicembre 2022, la funicolare è momentaneamente in manutenzione, ma ci sono delle navette per il centro storico. Qui noi eravamo a inizio novembre. La Basilica di San Marino è la chiesa principale dedicata al patrono della città. Peccato le macchine parcheggiate. Secondo noi nei centri storici rovinano un po' l'atmosfera, oltre che la composizione fotografica. Le tre torri che sorgono sulle tre rocche sono un po' il simbolo di San Marino. Il centro storico e il Monte Titano sono patrimonio UNESCO grazie alla continuità della Repubblica Libera fin dal XIII secolo.
Allora lì c'è la casupola della funivia, qua c'è tutto il sentiero che porta al parcheggio camper. È veramente veloce, un po' in salita, ma veramente 3 minuti. Abbiamo dormito bene col ticchettio della pioggia, che a noi piace molto. Lo scarico sinceramente non lo abbiamo trovato sporco, ma davvero molto molto fangoso. Ecco i bagni pubblici, noi usiamo sempre comunque i nostri anche quando li troviamo puliti e consiglio di usare anche voi i vostri.